La comunità scientifica ha fatto passi da gigante nel trattamento delle gravidanze plurigemellari. 25 anni fa, le probabilità che 7 gemelli sopravvivessero al parto erano decisamente inferiori di oggi. In questo video vi parleremo dei gemelli McCaughey, dall'Iowa, e vi mostreremo che aspetto hanno dopo 25 anni dalla nascita. Quando Kenny e Bobby McCaughey hanno deciso di avere dei figli, si sono ritrovati a percorrere un sentiero irto di ostacoli. Avevano già avuto una bambina di nome Michaela nel 1995 e la sua nascita era stata un miracolo a sé stante perché Bobby soffriva di un malfunzionamento della ghiandola pituitaria. Per questo motivo il suo corpo produceva una quantità insufficiente degli ormoni necessari a stimolare l'ovulazione. Per fortuna all'epoca esisteva già una terapia ormonale in grado di correggere il problema e aumentare la possibilità del concepimento. Nel 1997 la coppia ha deciso di seguire la stessa terapia per allargare ulteriormente la famiglia. Subito dopo il primo ciclo di cure, Bobby ha scoperto di essere rimasta incinta. Quella però non era l'unica notizia sorprendente che ha ricevuto. Alla prima ecografia, infatti, il suo dottore le ha rivelato che avrebbe avuto dei gemelli. Le gravidanze plurigemellari sono molto più comuni in seguito ai trattamenti per la fertilità, ma nel caso dei McCaughey, anche i medici sono rimasti sbigottiti dal numero di embrioni nati nel grembo di Bobby. La donna, infatti, era incinta di ben 7 gemelli. Bobby e Kenny hanno reagito alla notizia con un miscuglio di emozioni. Sebbene fossero felici che la procedura avesse funzionato così in fretta, erano sconvolti dalla quantità di bambini che sarebbero presto diventati parte della loro famiglia. 7 gemelli avrebbero avuto un peso non indifferente sulle loro finanze, ma soprattutto sulla salute di Bobby. Inoltre, i bambini sarebbero senza dubbio nati prematuri e avrebbero avuto alte probabilità di sviluppare complicazioni di salute. Ma Bobby e Kenny erano persone di fede e hanno deciso di affrontare quel nuovo capitolo della loro vita con la consapevolezza che Dio li avrebbe assistiti dall'inizio alla fine. Nelle gravidanze plurigemellari così numerose, gli specialisti suggeriscono una procedura che si chiama riduzione selettiva. Consiste nel rimuovere alcuni embrioni dall'utero materno per consentire agli altri di crescere in un ambiente più spazioso e ricco di risorse. Viene eseguita soprattutto per alleggerire il peso sul corpo materno e ridistribuire il nutrimento tra gli embrioni rimanenti. Senza questa procedura, la gravidanza sviluppa dei fattori di rischio molto alti, ma per Bobby e Kenny non c'è stato nemmeno bisogno di riflettere. Avrebbero dato ai loro 7 gemelli la possibilità di crescere insieme e si sarebbero affidati al Signore per la buona riuscita della gravidanza. Se i loro bambini fossero sopravvissuti al parto, debellando i rischi della gravidanza, sarebbero stati i primi 7 gemelli al mondo ad uscire vincitori da un processo tanto lungo e faticoso. Il grande giorno è arrivato il 19 novembre 1997, quando Bobby ha cominciato ad avvertire le prime contrazioni. È stata una giornata carica di eccitazione, fede e speranza, ma anche di paura, perché nonostante le precauzioni prese dai medici, il pericolo era ancora dietro l'angolo. Bobby è stata portata nella sala operatoria dell'ospedale metodista di Des Moines, nell'Iowa, dove è stata sottoposta ad un parto cesareo. I suoi gemelli sono nati nell'arco di 6 minuti. La procedura è stata eseguita 9 settimane prima del termine, ma ha dato vita a 4 maschietti e 3 femminucce, e hanno visto la luce alle prime ore del mattino. I gemelli pesavano tra gli 1,04 e gli 1,47 kg ciascuno. Il mondo intero si è stupito di vederli uscire dal grembo materno in buone condizioni di salute. La maggior parte delle persone ha inviato messaggi di supporto e congratulazioni alla famiglia, ma non sono mancati commenti al vetriolo che accusavano Bobby e Kenny di sfruttare i loro figli per diventare famosi. Per fortuna la coppia è riuscita a concentrarsi solo sugli aspetti positivi di quella fama improvvisa, come la possibilità di conoscere diverse celebrità locali. I McCaughey hanno incontrato ben 2 presidenti americani, Bill Clinton e George W. Bush, e sono apparsi persino nel programma televisivo di Oprah Winfrey. È difficile immaginare la quantità di beni di prima necessità che servono a prendersi cura di 7 neonati. Potrebbe sembrare un dettaglio, ma i genitori avevano anche una bambina di 2 anni da crescere. Michaela aveva bisogno di cibo, vestiti, visite mediche, proprio come i suoi fratelli. Se non fosse stato per i regali offerti dalla comunità, i McCaughey non sarebbero mai riusciti a sopportare il peso economico del loro piccolo esercito di figli. Uno dei doni più graditi che hanno ricevuto è stata una villa da 511 metri quadrati, con 7 camere da letto, che avrebbe potuto facilmente ospitare una famiglia di 10 persone.
Allo stesso modo i McCaughey hanno ricevuto anche un furgoncino grande abbastanza per caricare tutti i seggiolini e i passeggini necessari ai loro spostamenti. Per i primi 2 anni di vita dei gemelli hanno avuto in regalo anche delle scorte di pannolini, tutine e bavaglini. Considerando che i bambini consumavano in media 52 pannolini al giorno, sono stati doni di tutto rispetto. La famiglia ha potuto contare anche su delle bambinaie che si presentavano a casa all'ora dei pasti, su base volontaria, e le aiutavano con le loro innumerevoli lavatrici quotidiane. Bobby e Kenny non si sono mai lamentati della loro situazione, ma due dei loro gemelli hanno sofferto di alcuni problemi medici subito dopo la nascita. A Nathan e Alexis sono state diagnosticate 2 forme simili di paralisi cerebrale e hanno rallentato il loro sviluppo. Entrambi hanno avuto bisogno di un'operazione chirurgica alla spina dorsale per imparare a camminare. Il caso di Nathan era più severo di quello di Alexis e ha richiesto cure mediche piuttosto costose. Alexis e sua sorella Natalie, inoltre, soffrivano di reflusso gastroesofageo e hanno avuto bisogno di un sondino nasogastrico per mesi. Quando la novità dei gemelli si è affievolita all'interno della comunità, Kenny e Bobby si sono dovuti rimboccare le maniche per continuare a garantire ai loro figli le risorse economiche necessarie per una vita in una famiglia da 10 persone. I genitori hanno imparato a gestire al meglio le entrate, sfruttando coupon offerte sulle grandi quantità, ma anche realizzando un piccolo orto in giardino per coltivare frutta e verdura. Kenny è tornato al suo lavoro in una concessionaria di automobili, mentre Bobby è rientrata nel suo ruolo di maestra di sostegno. Per fortuna, però, l'Università Hannibal LaGrange del Missouri ha offerto agli 8 fratellini altrettante borse di studio complete per frequentare l'università. Se i bambini avessero deciso un giorno di iscriversi alle facoltà dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare conti con la retta scolastica, a patto che mantenessero buoni voti in tutte le materie. Oltre a qualche foto pubblicata sui social network in occasione dei compleanni dei suoi figli, Bobby si è assicurata di mantenere la sua vita familiare serena e privata. I gemelli hanno sempre avuto un rapporto stretto e profondo, ma ovviamente nel corso del tempo hanno sviluppato interessi diversi. Ciascuno di loro ha trovato amicizie di lunga data al di fuori della famiglia e ha perseguito una carriera diversa, corrispondente alle loro passioni. Kenny e Bobby avevano sempre voluto crescere dei figli indipendenti e unici, nonostante le loro somiglianze. E sembra proprio che ci siano riusciti. Negli ultimi 25 anni i gemelli sono cresciuti e hanno preso strade diverse. Nel maggio 2016 i 7 si sono diplomati al liceo Carlisle, in Iowa, e 5 di loro hanno accettato l'offerta dell'Università del Missouri per proseguire con la loro istruzione. Oggi non è semplice seguire le loro vite in giro per il mondo, ma è sempre bello vedere come questi gemelli stanno seguendo le loro passioni individualmente, senza rinunciare all'affetto che li unisce. Brandon James si è arruolato nell'esercito americano ed è stato lontano da casa per anni. Quando è tornato, si è sposato e ha avuto una figlia tutta sua. Kenneth Robert ha frequentato un istituto professionale per diventare artigiano e oggi costruisce mobili di lusso che vengono esportati in tutto il mondo. Alexis May ha studiato scienze della formazione e oggi insegna ai bambini con bisogni speciali. Elsie Ann ha perseguito una carriera nelle pubbliche relazioni, ma nel tempo libero canta e suona con passione. Natalie Hsu ha studiato scienze motorie e si sta formando per diventare un'allenatrice professionista. Joel e Nathan Roy hanno scelto di studiare informatica. Joel oggi lavora in un'azienda elettrica e vive con i suoi genitori, mentre Nathan si è trasferito a Des Moines per lavorare come tecnico informatico, nonostante le difficoltà causate dalla paralisi cerebrale. 5 degli 8 fratelli si sono sposati e il numero dei nipoti dei McCaughey cresce di giorno in giorno. Le riunioni di famiglia sono una grande occasione per divertirsi e riprendere i contatti, ma è molto difficile che tutti gli 8 si ritrovino sotto lo stesso tetto. Bobby e Kenny non potrebbero essere più orgogliosi della loro famiglia e sono felici di aver ascoltato il loro cuore 25 anni fa. Voi ricordavate questi gemelli che hanno fatto la storia? Cosa fareste se scopriste di aspettare così tanti bambini? Ditecelo nei commenti.